Benissimo. Buonasera a tutti, sono Giorgio Saretto, faccio parte del gruppo di lavoro dell'Ordine dedicato alla consulenza finanziaria indipendente. Questa sera parleremo di un argomento che presumo sia già piuttosto conosciuto da parte di tutti noi. Riguarda i fondi comuni di investimento. La normativa europea risale al 1985, per cui direi che tra gli strumenti non elementari è forse lo strumento più conosciuto. Perfetto. Ovviamente la ricchezza, come sappiamo tutti, ha tre componenti macro: il capitale reale, prima ancora il capitale umano e il capitale finanziario. Va da sé che questa sera, parlando di fondi comuni, parliamo di una componente del capitale finanziario. Che cos'è un fondo comune? Sostanzialmente è un sistema di investimento, poi vedremo qualche dettaglio dopo, che ha le caratteristiche di avere un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti e gestito in monte. Ok, ce n'è ancora una prima. Grazie. Ovviamente i fondi comuni di investimento rientrano negli organismi di investimento collettivo del risparmio e rappresentano ancora oggi una fetta consistente degli investimenti delle famiglie. Ancora oggi sono oltre il 15% dell'attività finanziaria delle famiglie e più di 11 milioni sono gli investitori e rappresentano, si può dire, un italiano su cinque. Quindi parliamo dal punto di vista della significatività all'interno del sistema di una parte molto consistente. Un aspetto rilevante è che la maggior parte degli acquisti di fondi italiani da parte dei clienti avviene attraverso al canale più tradizionale, che è quello bancario. E, particolarità anche questa non secondaria, il 95% è di diritto italiano. Alcune macro distinzioni. Allora, la prima è tra fondi aperti e fondi chiusi. Sostanzialmente il fondo aperto è un fondo che può essere sottoscritto in ogni momento ed in ogni momento è possibile ottenere il rimborso totale, naturalmente con determinate procedure, o parziale del capitale che è stato conferito. Diversamente dai fondi aperti ci sono i fondi chiusi, dove la possibilità di sottoscrizione è limitata normalmente ad un certo periodo iniziale. E l'uscita dai fondi chiusi è permessa, salvo alcune eccezioni definite naturalmente all'origine, al momento che il fondo stesso definisce come il momento per poter uscire. Nelle tipologie che noi affrontiamo e di cui noi tutti, in qualche modo, e di cui tutti abbiamo avuto contezza, abbiamo i fondi azionari, abbiamo gli obbligazionari bilanciati, i monetari flessibili. In realtà ce ne sono molti di più, cioè le categorie possono essere delle subcategorie di queste o delle ulteriori categorie. Per semplicità, diamo questa macro distinzione. Dal punto di vista dell'investitore, può avere rilevanza e spesso ci viene richiesto, quando si tratta di una pianificazione nell'ottica di ottenere un flusso regolare di denaro, e la divisione tra i fondi ad accumulazione di proventi e fondi a distribuzione dei proventi. I primi hanno la caratteristica di apportare ciò che è stato il guadagno all'interno del valore della quota. Quindi in realtà uno, se non ritira, vede l'automatico reinvestimento di tutto ciò che è stato il guadagno del fondo. Ma anche qui credo di non dire cose particolarmente nuove. Entriamo un po' più nel vivo della relazione di questa sera. Ovviamente, come tutte le cose,
E come tutti gli investimenti, i fondi comuni hanno dei costi. I costi nella macro distinzione possono essere costi di ingresso, e poi vedremo, potrebbero essere in alternativa dei costi di uscita, dei costi di gestione e dei costi legati alla performance. Fin qui, in teoria, uno dice tutto bene, ma come sempre il diavolo sta nei dettagli. Naturalmente le commissioni d'ingresso sono quelle che si pagano all'inizio, di uscita sono quelle che si pagano nel caso in cui si esca prima di un periodo determinato. Commissioni di gestione, nelle varie tipologie, sono quelle legate alla gestione stessa del fondo, quindi abbiamo visto agli investimenti che il gestore del fondo fa di quanto ha in pancia il fondo stesso, e l'extra commissione di performance, che suona apparentemente bene, ma in realtà spesso è quella che comporta un buon guadagno per il gestore e non necessariamente un valore aggiunto per quel che riguarda invece l'investitore. Si diceva, per quel che riguarda i fondi di investimento, ci sono alcuni punti di forza. Sicuramente la gestione professionale del patrimonio, sicuramente la diversificazione degli investimenti, che non è, almeno per quel che riguarda i fondi maggiormente diffusi, cioè quelli UCITS, non è una libertà del gestore, ma è un vincolo di legge, vincolo sufficientemente lasco, ma sia di singolo investimento da parte del gestore, sia delle categorie all'interno del fondo, sia per altri aspetti che, insomma, in questa sede forse è meglio non approfondire, altrimenti rischiamo notte. Altro punto importante, il patrimonio del fondo è giuridicamente separato, per cui noi non è che quando investiamo diamo i soldi al gestore e lui fa di quei soldi ciò che vuole per se stesso e poi ci risponde come se fosse, non so, un amministratore di una società di cui abbiamo le quote o di cui abbiamo le azioni. Ma naturalmente ci sono una serie di controlli che consentono, e sono controlli sia pubblici, Consob, Banca d'Italia o chi ha emesso, se è un fondo estero, chi ha emesso il fondo per l'appunto, che controlli interni alla società. Qui non devo dirvi molto perché insomma è esattamente parte del vostro, del nostro lavoro. Ovviamente chi lo fa in modo professionale, l'attività di gestione, ha delle competenze e una capacità di gestire gli investimenti che non è quella di un singolo individuo. Quindi questo è un altro punto di forza. Come tutte le situazioni, ci sono anche dei limiti nella tipologia dei fondi. Ovviamente non c'è una garanzia di rendimento. I costi di gestione, entreremo tra un attimo un po' più nel merito. E naturalmente non c'è la garanzia dell'integrità del capitale versato. Un secondo. Grazie. Proverete, se andrete in giro a divertirvi, tra virgolette, a cercare i prospetti o soprattutto le brochure pubblicitarie di tanti fondi comuni, che ultimamente c'è un po' la moda di proporre dei fondi comuni di investimento obbligazionari con su scritto cedola annuale 3%. Quindi apparentemente uno gli sembrerebbe possibile assimilare questo prodotto a un'obbligazione, no? Quindi io investo e ricevo un interesse. In realtà, quando poi, se volete, andrete a leggere attentamente il prospetto informativo, scoprirete che questo 3%, che è un flusso, sì, è garantito, ma tra le righe poi viene descritto la situazione per la quale se le attività interne del fondo con i loro stacchi cedola non riusciranno nel tempo a garantire questo flusso che viene pubblicizzato, parte di questo flusso potrà anche essere di fatto una restituzione di capitale investito. Quindi bisogna stare molto attenti perché è una motivazione commerciale molto forte che usano i collocatori che dicono: no, no, tu dai il mio fondo, io vedrai questo fondo tutti gli anni dal 3, 4, 5%.
In realtà non è detto che sia solo interesse, ma potrebbe anche verificarsi che si nasconde questo flusso nasconde una restituzione anticipata dell'investimento. Grazie Luca, perché l'argomento è per l'appunto quello del prospetto informativo, che un po' come il bugiardino per le medicine, in realtà quasi nessuno legge, o meglio, quasi nessuno che professionalmente non è coinvolto in questo tipo di cose. E invece, come sempre, se si vuole non far comprendere a pieno, basta mettere tutto sul tavolo. Alla fine, mettendo tutto sul tavolo, diventa difficile selezionare ciò che può essere interessante. Andiamo a vedere qualcosa in più relativamente a ciò che ci interessa del prospetto informativo, o perlomeno quelle che sono le caratteristiche particolari. Fino allo scorso anno, ciò che era presente all'interno del prospetto erano due fogli A4 in realtà, di nome KID, che era Key Investor Information Document. E in realtà in queste due pagine venivano indicati quelli che erano gli elementi salienti dell'investimento proposto. Dal 1 gennaio, anche qui vi evito le ragioni, il KID con due I è diventato il KID con una I. In realtà non cambia molto, ma l'importanza è rimasta la stessa. Che cosa c'è all'interno del KID? Intanto la finalità è la politica di investimento, cioè noi decidiamo di scegliere un fondo o qualcuno ci propone un fondo e come prima cosa dobbiamo capire: è un azionario, un obbligazionario, l'obiettivo, l'area, la tipologia, insomma, dobbiamo capire che cosa è quel fondo. Poi il profilo di rischio e rendimento, che per semplicità, perlomeno semplicità apparente, viene sintetizzata in una scala, lo vedremo tra un attimo, da 1 a 7 e secondo determinati parametri hai un livello di rischiosità indicata nel prospetto a seconda di determinate condizioni iniziali. Ovviamente vengono indicati i costi, venivano indicati i rendimenti passati. E uno dei cambiamenti importanti è che dal KID con due I al KID oggi abbiamo uno scenario, o meglio, abbiamo alcuni scenari possibili con quello che può essere l'impatto. Quindi la sintesi è: noi abbiamo in tre fogli A4 adesso le caratteristiche del prodotto che ci viene proposto, nel caso specifico del fondo. Non so se si riesce a leggere a sufficienza, purtroppo non tanto, ma forse riuscite a vedere il mio cursore e indico la. La finalità del KID, che è già di qualche anno, è una finalità ufficialmente a tutela dell'investitore, perché l'investitore si trovava, quando doveva sottoscrivere il prospetto informativo, che normalmente costa di 150, 200, 250 pagine, e quindi mai nessuno leggeva assolutamente nulla, come diceva prima Giorgio. Il KID nasce per cercare di far arrivare all'investitore che sceglie quel prodotto almeno le informazioni di sintesi che descriveva Giorgio. Quindi è stato un tentativo per iniziare a fare un po' di educazione finanziaria, tentativo che per la nostra esperienza comunque in realtà è stato assolutamente disatteso, nel senso che poi tutti i clienti che troviamo, nessuno ci dice: ah sì, l'avevo letto il KID del fondo che ho sottoscritto con la banca. All'interno del KID, come dicevamo, ci sono scenari o ipotesi di scenari differenti con determinate caratteristiche e con risultati attesi a seconda degli scenari considerati. E poi abbiamo tutta una parte che è legata alla rappresentazione dei costi, cioè la metodologia con cui, tipologia prima e metodologia poi, con cui vengono applicati i costi. Nel caso di specie abbiamo non costi di ingresso, abbiamo costi di uscita, quindi abbiamo un primo impatto, poi abbiamo le commissioni di gestione ed altri costi amministrativi,
qui ipotizza un impatto su 10.000 euro, poi abbiamo i costi di transazione e abbiamo le commissioni di gestione. Nelle commissioni di gestione ci sono anche delle commissioni di performance e qui iniziamo ad andare un po' sul complesso. Adesso non andremo nel dettaglio della situazione, ma vi dice uno dei parametri, l'high water marker, che vuol dire, in poche parole, ti applico anche delle commissioni prendendo a riferimento la valorizzazione a fine anno del miglior anno degli ultimi 5 anni, vedo qual è la situazione e naturalmente prelevo di sopra una quantità che è naturalmente figlia di una percentuale che viene applicata. Allora, l'avete già inteso dalle mie parole, non è semplicissimo comprenderlo, però è importante comprendere che esistono dei costi che non sono assolutamente nascosti, ma che forse dal punto di vista della comprensibilità non sono pienamente afferrabili e di conseguenza l'impatto di questi aspetti, che può essere anche importante sul rendimento generale, e vedremo qualche esempio successivamente. Ecco, questo impatto è naturalmente da tenere in considerazione quando si fa un investimento. Non ci mancherebbe, Luca. L'unico dato obbligatorio che aiuta un po' di più, un po' più frequentemente, il risparmiatore è quello che vedete nel foglio in mezzo in alto, perché è obbligatorio in una scala di 7 indicare il livello di rischio da 1 a 7 dello strumento. Quello è un indicatore che ormai qualche risparmiatore comincia a riconoscere e, se non altro, dà subito un'impressione a chi si trova in mano questo foglio, che anche rigirandolo velocemente vede sempre quella scaletta lì da 1 a 7. 1 è ovviamente il rischio più basso, 7 è il rischio più alto. Questo forse è l'indicatore che ha ottenuto maggior successo, diciamo, rispetto al proprio obiettivo del KID, inteso come documento nel suo insieme. In realtà, dal punto di vista dell'investimento e quindi dalle caratteristiche del fondo, ciò che veramente è rilevante è se siamo di fronte ad una gestione attiva o una gestione passiva. Cosa vogliono dire queste due definizioni? La gestione attiva definisce, o meglio, ha un parametro di riferimento che si chiama benchmark, col quale il gestore si confronta. Ma nella gestione attiva la scommessa dichiarata del gestore è quella di battere il benchmark, cioè il parametro di riferimento. Nella gestione passiva, invece, l'obiettivo dichiarato del gestore è quello di replicare il più possibile, il più fedelmente possibile, il parametro di riferimento. Ovviamente uno dice, ma quali parametri possono essere usati? Sono molti parametri che possono essere usati, ce ne sono alcuni particolarmente diffusi, ma non è secondario nell'analisi del fondo che si va a considerare vedere quale tipo di benchmark, per l'appunto, viene utilizzato. Perché spesso cosa succede? Hai una percezione di un fondo di una certa categoria e poi perché il benchmark è magari vestito, come dire, opportunamente, comprendi poi che non è un riferimento elementare, quale può essere, faccio un esempio, lo Standard & Poor's 500, ma potrebbe essere un benchmark articolato. Quindi per voi è importante in questa situazione memorizzare che il benchmark non è una scelta innocente rispetto all'obiettivo che un fondo va a sei malizioso. No, non sono malizioso. Allora, vediamo un po' di storia, un po' di situazioni. Uno dice, va bene, ma quanti sono questi fondi che battono il benchmark, cioè i fondi che sostanzialmente si dimostrano alla prova dei fatti essere attivi, cioè essere produttivi in termini di scelta rispetto ad una semplice replica dell'indice.
Anche qui evitiamo dettagli, ma esiste uno studio che viene periodicamente emesso da Standard & Poor's riguardo ai fondi, diciamo, di tutto il mondo, poi in realtà soprattutto Stati Uniti, Europa e emergenti principali, nelle quali si va a vedere a distanza di anni, quindi a un anno, a tre anni, a cinque anni, a dieci anni, a quindici anni, quanti fondi effettivamente sono in grado di battere il benchmark dichiarato. E ho preso i 15 anni, ma 10 anni non è che cambi in modo significativo. Vediamo che quasi il 90% dei fondi, in questo caso sullo Standard & Poor's 500, il 90% non batte il benchmark, anzi sta al di sotto del benchmark. Allora, da investitore mi faccio la prima domanda e dico, ma... Dovrei farlo. Ok, hai ragione. La prima domanda è, allora, sono sicuro che chi fino ad oggi mi ha proposto i prodotti sia la migliore opzione possibile. E quindi presumo che chi me li propone mi stia proponendo il 10% più performante. Forse è così. I numeri dicono che spesso non è così. Allora, la domanda successiva, qui sono delle ulteriori evidenze, questo sul reddito fisso, e vediamo che cambiano alcune percentuali, ma è comprensibile perché ci sono situazioni dove il benchmark ha una sua difficoltà di gestione, e quindi la gestione attiva può avere significato, anche qui non entro nel merito, ma sarebbe interessante approfondire. Stesso discorso per le azioni. Sì, prego. La prossima volta... Mi sono già... No, ma neanche un po', ma figurati. Ti voglio bene, ma niente di... Allora, dicevo prima, allora a questo punto la prima domanda che mi viene è, ma vale la pena andare a cercare la gestione attiva o se facciamo il compitino forse passiamo l'esame e non andiamo a crearci troppi problemi? Beh, a ciascuno la propria scelta. I posteri hanno già detto la sentenza, mi sembra i dati di prima siano abbastanza chiari. Esistono degli strumenti che dichiaratamente non fanno altro che replicare il più fedelmente possibile i benchmark. Ce ne sono i benchmark, come ho detto prima, moltissimi. Naturalmente, come ho detto prima, ma è opportuno ribadirlo, non è ininfluente andare a scegliere un benchmark rispetto ad un altro. E quindi, nel caso di specie, gli ETF, che sono dall'acronimo Exchange Traded Funds, che sono dei fondi o delle SICAV a basse commissioni di gestione, negoziati in borsa e che replicano fedelmente gli indici, qui poi ci sarebbe da dire perché ci sono modalità tecniche differenti di replica degli indici, ecco, questo strumento è sicuramente uno strumento che ha alcune caratteristiche interessanti, laddove, come dicevo prima, ma lo ribadisco, si scelga una gestione passiva. Quali sono le caratteristiche principali? Semplicità, abbiamo detto, replicano il benchmark di riferimento. La trasparenza, nel senso che è chiarissimo ciò che fanno, non è che devi andarti a chiedere che tipo di azioni stanno acquistando, che tipo di, per esempio, se è un ETF azionario, che tipo, su che mercati, su che settori, ecco. Voglio dire, è chiaro, il benchmark è quello che è. Ci sono alcune difficoltà tecniche, ma che sono sormontabili se non vogliamo una replica necessariamente al 100%, ma vogliamo avvicinarci. Quindi abbiamo la semplicità, abbiamo la trasparenza, la flessibilità, perché anche loro non hanno scadenza e sono comunque quotati in tempo reale in borsa, quindi si può comprare un ETF esattamente come si può comprare un'azione. E però, piccolo particolare, e vedremo dopo che è un particolare estremamente rilevante, è l'economicità. Perché poi, alla fine, quando qualcuno ti dice che ti dà un servizio, giustamente se lo fa pagare.
poi il servizio sia migliore o peggiore è un altro paio di maniche, ma giustamente se ti dichiaro che faccio un'attività attiva sul fondo è ovvio che ti chieda dei soldi in più, se ti dico che è una gestione passiva e quindi replico è chiaro che la gestione sarà molto meno dispendiosa. E qui puoi dire qualcosa tu, così almeno evitiamo. E qui veniamo noi. Che cosa facciamo in ultima analisi? O meglio, in prima analisi e poi anche in ultima analisi? Intanto ci sono degli aspetti da considerare. Cioè ogni portafoglio, proprio per la complessità a cui facevo cenno prima, ha una composizione apparente e una composizione sostanziale. La composizione apparente è la composizione che uno, nel percepito che ha, pensa di avere. Non so, ha comprato 5 fondi, per semplicità, un azionario, un obbligazionario, un bilanciato, un flessibile, un monetario, così almeno li abbiamo presi più o meno tutti. Bene, allora pensa di avere, a seconda degli importi che ogni giorno hanno una valorizzazione, penserà di avere il 10% in azioni, il 15% in obbligazioni e così via, fino a comporre il 100% del patrimonio. In realtà ogni fondo, ma soprattutto alcuni, penso ai flessibili in primis, ma non solo, ci sono obbligazionari che hanno anche, come dire, delle attenzioni per avere un attimo più di brio nelle performance. Comunque, stiamo per esempio sui flessibili, abbiamo un portafoglio, quindi il sottostante, l'investito del fondo, che magari non rappresenta esattamente il dichiarato, ma perché è normale anche che sia così. Pensiamo solo al meccanismo del fondo. Il fondo, abbiamo detto all'inizio, è un qualcosa al quale si può bussare in qualsiasi momento e si può dire: scusa, avrei bisogno di acquistare una casa, o 500.000 euro in obbligazionario, mi faresti la cortesia, caro fondo, di disinvestire 300.000 euro? E il fondo, col suo meccanismo, naturalmente prende dalla liquidità che ha in pancia, e se ha in pancia una liquidità vuol dire che quella componente non è investita. Quindi vuol dire che, anche se un obbligazionario, una percentuale è di liquidità. Quindi già lì vediamo che non abbiamo un 100%, ma abbiamo magari un 90, un 95 o quello che sarà. Bene, non mi dilungo su questo, ma è importante che abbiate il concetto. Cioè il concetto è che c'è un patrimonio formale, cioè il percepito da parte del cliente, c'è un patrimonio sostanziale, cioè quello che è effettivamente investito. E questa è parte dell'analisi, ma non è l'unica cosa. Naturalmente, quando analizzi un portafoglio, sì, lo so che adesso vuoi intervenire, naturalmente alla fine una quantificazione di un livello di rischio, perché a seconda del patrimonio reale che tu vai a vedere, avrai restituita una certa situazione. E su quella che ti devi interfacciare. Ma attenzione, l'abbiamo visto prima, i fondi, pur essendo degli strumenti semplici, perché non sono affatto complessi rispetto ad altre tipologie di strumenti di investimento, però hanno la loro complessità. E quindi bisogna capire cosa effettivamente il cliente, nel caso specifico, dispone. Poi ci sarà una fase 2, che è una pianificazione finanziaria. E ovviamente si prende atto di una cosa e poi si dice, naturalmente dialogando col cliente: guarda, se tu vuoi centrare quell'obiettivo o hai quel tipo di approccio, probabilmente la situazione o va lasciata stare, perché non è che si debba cambiare per forza, oppure va gestita e la si orienta. E poi comunque, una volta definito l'obiettivo, oppure preso atto che quel tipo di discomposizione del portafoglio è coerente ed è assolutamente soddisfacente rispetto alle esigenze del cliente, si va a vedere: ma gli strumenti che stai utilizzando sono strumenti, dal tuo punto di vista come investitore, efficienti, o forse c'è qualcosa che si può fare? La scelta è sempre e solo del cliente, poi alla fine. Quindi noi possiamo dire: guarda,
Io metterei la cravatta azzurra o metterei la cravatta blu o metterei la cravatta rossa, però poi sei tu che scegli, ovviamente. Vuoi dire qualcosa o vado sul caso No, vai, vai, concreto? vai. No, benissimo. Prendiamo un caso concreto, così almeno non scappiamo, ovviamente non mettiamo il nome e cognome. E non a caso però ho scelto una situazione assolutamente ordinaria. Cioè, qui non stiamo parlando di Paperon de Paperoni, ma è una situazione addirittura contenuta nella gran parte dei casi. Se voi pensate ai vostri clienti di studio, molto probabilmente per molti di loro, insomma, queste sono cifre molto, molto limitate come patrimonializzazione finanziaria, naturalmente. Bene, ci sono cinque fondi e andremo a vedere adesso nell'analisi. Che cosa effettivamente si fa? Allora, innanzitutto si va a vedere cosa rappresenta ciascuno dei fondi evidenziati all'interno del patrimonio complessivo e c'è una certa rappresentazione. Poco importa in realtà, l'importante è il concetto. Poi andiamo a definire che cosa sono effettivamente quei fondi. Nel caso specifico, il caso non è così interessante, ma ha una caratteristica di interesse. Se fate due rapidi calcoli mentali, abbiamo una componente obbligazionaria e una componente bilanciata. Quindi lì, diciamo, l'obbligazionario è abbastanza chiaro che cosa sia. Il bilanciato bisogna andare a vedere che cos'è, ma gli strumenti ci sono per andare a capire come è investito. E poi ha ben tre fondi flessibili. Il fondo flessibile che caratteristica ha? Che in fondo si dice al gestore: senti, caro gestore, io non so esattamente cosa sia meglio fare. Presumo che tu, visto che insomma sei un professionista del settore, lo sappia fare meglio di me e quindi ti do delega. Fondamentalmente io sottoscrivo dei fondi dove ti dico: guarda, se vedi che il tempo sta diventando brutto sull'azionario, magari comprami l'obbligazionario, viceversa, oppure stai un po' fuori, entra un po' dentro. Questo è uno dei casi non semplicissimi per noi, perché chiaramente devi entrare nel dettaglio del fisico. Però questo è nel complesso un portafoglio con un approccio prudente. Andiamo a vedere, quindi seguendo il criterio evidenziato prima, e poi andiamo a fare un raffronto. Ho saltato due passaggi. Allora abbiamo detto c'è un benchmark di riferimento e c'è un rendimento del fondo. Qui che cosa è stato fatto? È già stato preso l'ETF che replica il benchmark di riferimento. Quindi le due linee nel grafico che vedete, quella rossa e quella blu, rappresentano l'uno l'ETF e l'altro, quello blu, il fondo. Vedete, e poi lo vedremo ancora dopo, che per un certo periodo c'è sostanzialmente una replica l'uno dell'altro, cioè sono quasi sovrapponibili le due linee all'interno del grafico. Ma via via che il tempo passa, c'è una divaricazione. Voglio essere benevolo e ci sono due ragioni. La prima è perché quando un fondo viene creato, la visibilità del gestore rispetto al contesto in cui viene creato è abbastanza affidabile, nel senso che per tornare indietro di 2 o 3 anni, in un contesto di tassi bassi, ti immagini che ci possa essere quella situazione ancora per un po' di tempo e quindi investi in funzione di quello. Il problema dove inizia? Quando magari inaspettatamente i tassi iniziano ad alzarsi o viceversa, ad abbassarsi, no? E quindi ci può essere una divaricazione, o meglio, un allineamento prima e una divaricazione progressiva dopo. Ma c'è un altro aspetto, che è quello delle commissioni, che chiaramente impattano. Così almeno abbreviamo. Andiamo al caso che abbiamo visto prima. Immaginando di utilizzare l'ETF appropriato rispetto ai fondi che abbiamo visto, quindi per ciascun fondo l'ETF appropriato,
dall'analisi, questo è un caso concreto, quindi non è fantasia, cioè, o meglio, non ci sono ovviamente i nomi, ma non è fantasia, dall'analisi viene fuori un qualcosa che uno può dire, va, io mi fido di chi mi propone i prodotti, quindi per me un delta di 4.000, ormai non c'è ancora la versione precedente, c'è un delta di 4.000 erotti, quindi quasi 4.500 all'incirca, e questo delta uno può dire per me è la fiducia che io ripongo nei confronti di chi mi propone l'investimento, oppure può iniziare a dire vabbè, insomma, però è vero che ogni tanto vado a cena con questa persona, però magari non lo so, vediamo se riusciamo a trovare un qualcosa che può aiutare. In questo contesto non vi devo dire se invece di avere 380.000 euro questa signora avesse avuto 3.800.000, non ve lo dico, così almeno siamo tutti tranquilli e via. Ma questa non è un'eccezione, e attenzione, qui non teniamo conto dei costi di sottoscrizione che invece normalmente vengono applicati. Ecco una curiosità, molti di noi non sanno che i costi di sottoscrizione si possono poi anche discutere con chi ci propone l'investimento, cioè non è che è oro colato per cui dice vieni, sono il 4% e basta, c'è un margine di discussione, negoziazione per la precisione. Quindi in realtà quello che conta veramente dal punto di vista dei costi è il total expense ratio, cioè l'indice di spesa medio del fondo nel caso specifico, che è il rapporto tra il totale degli oneri e il patrimonio medio del fondo. Uno dice, va bene, ho capito qualcosa, ma proviamo a fare un altro esempio proprio banalissimo. Immaginiamo di investire 20.000 euro per 5 anni, che produce un rendimento medio del 5% all'anno. E la tabella che qui voi vedete, abbiamo, nel caso in cui ci fosse un insieme di costi, per semplificare il TER abbiamo detto, dello 0,25%, abbiamo un costo commissionale totale in 5 anni di 317. Andiamo di brutto al 3%, abbiamo 3.600. Quindi pensate agli strumenti che replicano l'indice, nel senso non gli ETF. Pensiamo sempre al 90% che non riesce a superare la performance dell'indice di riferimento. A questo punto è chiaro che i costi che vengono applicati sono un elemento molto importante nella valutazione dell'investimento. Che impattano poi, insomma, voglio dire, abbiamo tutti il margine, ma forse i soldi stanno meglio in tasca nostra che in tasca di qualcun altro. Bene, qui è sostanzialmente lo stesso esempio la differenza, naturalmente ragionato sui 10 anni, ragionato su quelle che erano stati i rendimenti fino al 2019 degli ultimi 20 anni, e vediamo che abbiamo sempre un'intensità del fenomeno sostanzialmente analogo, cioè il meccanismo è lo stesso, non c'è bisogno di andare a... Ecco, questo è particolarmente interessante, non entro nel dettaglio, ma è esattamente quello che abbiamo detto fino adesso. Vedete come la forbice dei grafici si amplia sempre di più, e la ragione è quella che ho appena spiegato, però qui almeno per me è un effetto decisamente impattante. La commento questo o no? Questa è un po' antipatica, perché alla fine che cosa dice? Che per quel che riguarda, questo è un articolo del Sole 24 Ore di un anno e mezzo fa circa, e parla proprio dei fondi, dei principali 40 fondi, e che tipo di impatto hanno i costi sul rendimento del fondo, e vediamo che passiamo da un 22% a un 62%, quindi rischiamo che, come si suol dire, abbiamo assolutamente alimentato l'economia del mondo dell'investimento, ma forse più a beneficio della macchina che non a beneficio
di chi ha trasportato. Ecco. Concludo. E questo ci deve far riflettere. Questa è, ovviamente non l'ho composto io, ma è l'ESMA, sono i costi medi dei fondi comuni in Europa. Qui ho cercato di non fare una cosa di oggi, ma di un anno e mezzo fa, per tenermi un attimo. Il concetto lo vedete qua, cioè le differenze significative tra paese o tra i vari paesi per quel che riguarda i costi di gestione. E vedete che l'Italia è avanti a tutti, ma è avanti a tutti nel senso che i costi che vengono pagati dagli investitori nel mondo del prodotto dei fondi nel caso specifico è sostanzialmente il più alto tra i paesi evidenziati. Grazie. Passi qua. Il concetto che domina sempre queste analisi, come abbiamo già accennato, ma perdonateci se ci ripetiamo, è quello che guida sempre l'analisi della consulenza indipendente. Il concetto principale è sempre la verifica se il mercato in cui il nostro cliente è stato investito, se questo mercato ha reso uno, quanto ha reso il suo prodotto. Ovviamente la resa del prodotto è già complessiva dei costi, quindi si fa sempre un'analisi perché i costi ci aiutano a capire spesso perché il prodotto non ha restituito un risultato soddisfacente rispetto al mercato in cui il cliente è stato investito. Però lo usiamo sempre come prova. L'obiettivo dell'analisi è capire se il cliente ha beneficiato di una gestione attiva, professionale, per ottenere un po' di più di quello che il mercato gli avrebbe dato se avesse utilizzato uno strumento, come diceva prima Giorgio, passivo. Non so quanto è difficile o comunque non immediato questo ragionamento, però è molto importante perché non ci focalizziamo sui costi, diciamo per partito preso, ma ci aiutano a capire alla fine perché non troviamo poi dei risultati, come io non trovo per i miei slide, per esempio. Stessa cosa. Qualcuno ne sa qualcosa qua? Sono qua. Sì? In tutto questo scenario, a mio avviso manca un buon aspetto della consulenza, perché devo sapere cosa andare a comprare. No, io non sono un esperto, mi affido a qualcuno che sappia guidarmi. Allora, è vero che le dirette sono molto più convenienti, ma trovo promotori finanziari che mi propongono le dirette di grande poi molto basse? No, non li trovo perché. Allora, come risolvo questo? Lo risolvo cercando un consulente indipendente che mi fa la parcella. Invece che sì, lo è. Propone strumenti, ipotesi, soluzioni di investimento. Sì. Fa solo un'analisi. No, la fase 2 è una fase, se il cliente lo richiede, ovviamente di segnalazione e di indicazione degli strumenti più efficienti per comporre il proprio portafoglio. Questo sì. E compra sempre il cliente, perché il consulente finanziario indipendente non ha mai, non essendo un rappresentante di un intermediario, non fa la ricezione e trasmissione di ordini. Ma il cliente voluto, in realtà io faccio la lista di quello che il cliente deve andare, cioè, ovviamente partiamo dagli obiettivi, dalle esigenze, dalla situazione patrimoniale, definito il portafoglio più efficiente per lui, che corrisponde anche ai suoi obiettivi di investimento, gli do quello che io chiamo la lista della spesa. No? Quindi gli do un elenco che formalmente si chiama raccomandazione di investimento, in cui ci sono scritti i dati che lui deve dire al suo responsabile dello sportello, piuttosto che se lo fa online, e si va a comprare i titoli che io gli ho indicato sulla base di quello che lui mi ha chiesto voler raggiungere come obiettivi. Ma è molto semplice, sono titoli quotati
quindi che si comprano con qualsiasi internet banking di qualsiasi banca, oppure andando allo sportello. È chiaro che lo sportello non sono tanto contenti di riceverci, perché facciamo lavorare un omino che non guadagna, cioè che è stipendiato dalla banca, ma la banca non guadagna nulla, quindi sono un po' reticenti a dare un servizio di questo tipo, perché non c'è margine per la banca. Tutto il margine si trasferisce dalla banca al risparmiatore, in questo caso. Quindi, però per rispondere sì alla tua domanda, sì, nel senso, il consulente finanziario indipendente è abilitato a fare, a dare raccomandazioni di investimento, quindi a dire a un cliente: secondo me dovresti comprare questo, vendere questo. Sì, c'è sempre. Sì, i nostri rapporti professionali, almeno i nostri, ma normalmente sono sempre rapporti continuativi, quindi sono quasi sempre contratti di consulenza annuali. Perché il portafoglio deve essere monitorato, deve essere aggiornato sia in base alle variazioni dei mercati e anche in base alle variazioni di esigenze del cliente, quindi è un rapporto veramente continuativo, e in questo è molto molto simile a quello del commercialista sotto l'aspetto fiscale, perché è un rapporto che si evolve continuamente, si aggiorna continuamente, quindi le similitudini sono veramente molte col tipo di rapporto tra professionista e cliente. Due cose secondo me sono importanti. Intanto chiariamo all'organismo della consulenza finanziaria, l'OCF, ci sono tre sezioni, ma sostanzialmente ci sono due tipologie. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e agisce come un mandatario, cioè come un mandante, un mandatario con un mandante, e quindi è monomandatario, quindi agisce per conto di chi gli dice vai e proponi questo o proponi quell'altro, che non vuol dire che non proponga in modo corretto, ma vuol dire che può proporre tutto ciò che è all'interno del portfolio di offerta del suo mandante, che può essere anche il mare magno, se il mandante ha accordi di collocamento con tutto il mondo del risparmio gestito, o può essere più limitato. Ma è chiaro che cos'è, ok? Cioè, è un mandatario e agisce per conto del mandante. Il consulente invece finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria sono due figure in realtà con la stessa attività. Intanto non fanno sottoscrivere prodotti, ma danno il servizio di consulenza. Quindi mentre il primo caso fa sottoscrivere, o il più delle volte fa sottoscrivere, nel caso nostro non facciamo sottoscrivere nulla. Cioè assolutamente noi non possiamo detenere un centesimo dei clienti. Noi proponiamo, veniamo peraltro, tutto ciò che noi proponiamo viene registrato dall'OCF, viene verificato, l'OCF ci chiede: ma il cliente tuo ha eseguito ciò che tu hai proposto? Sì, profilo pure MIFID, tutto il processo, però come diceva la collega, poi il cliente deve agire presso il proprio intermediario, che può rimanere quello che ha sempre avuto. E una curiosità, io non l'ho messo nella presentazione perché sennò diventava troppo lungo, c'è una cosa a cui forse noi non abbiamo mai fatto molta attenzione, ma c'è una statistica molto interessante: a 10 anni quali sono stati i fondi, quanti sono stati i fondi rispetto al collocamento originale che sono ancora in attività, e siamo poco sopra il 60%. E per quel che riguarda la coerenza di investimento rispetto al collocamento originale, siamo su percentuali non lontane. Questo cosa vuol dire? Ma credo che ognuno di noi, se fa un po' attenzione a cosa gli è successo negli ultimi 10 anni, l'avrà in qualche modo vissuto. Anche soprattutto le primarie compagnie che confezionano i prodotti, poi questi prodotti dopo un certo tempo magari ti dicono: abbiamo cambiato l'obiettivo del fondo. E quindi, se paradossalmente uno andasse su Marte oggi, dopo aver investito tutto il proprio patrimonio, e tornasse tra 20 anni, forse tornato tra 20 anni si ritroverebbe che parte di quel patrimonio, che in teoria aveva
messo in freezer in un certo modo, nella sostanza, cioè nel contenuto dell'investito, forse si ritrova una rappresentazione differente. Quindi già solo questo, poi ci sono molte altre ragioni, ma già solo questa è una ragione per cui il mantenimento, come per tutte le cose, è opportuno. Non strettamente necessario, ma è opportuno. Quindi il rapporto, per capirci, col cliente è un rapporto continuativo, è un rapporto fiduciario fondamentalmente, come per un commercialista normale è ovvio che col commercialista parlo di tante cose, no? Cioè voglio dire di tutto ciò che mi riguarda dal punto di vista patrimoniale, o meglio dal punto di vista reddituale, ma che poi ha un impatto patrimoniale. Scusa. Allora, proseguiamo col discorso, come dicevo prima, guardiamo un caso reale del 2022 di un cliente che mi ha sottoposto l'analisi di una gestione patrimoniale che è stata collocata dalla banca, e troveremo alcune cose ovviamente un po' anche amplificate rispetto a quelle che ha detto Giorgio. Allora, parliamo di gestione patrimoniale, quindi sapete che è un servizio che le banche vendono, è un servizio di gestione a monte in cui il cliente dice mi affido a questo gestore come se fosse un fondo, ma in realtà è venduto come una cosa un po' più personalizzata. In sostanza sono tutte gestioni fatte a monte, standardizzate per tutti i clienti, esattamente identiche, però a livello commerciale viene venduto come un'attività di gestione personalizzata per te cliente che investi in questa gestione che si chiama, con dei nomi anche alle volte diciamo fantasiosi, ma comunque è un prodotto a target di clienti già medio grandi, perché la gestione patrimoniale normalmente viene proposta quando un cliente ha qualche milione da investire. Qui va avanti così, vabbè, non importa. Allora, 3 secondi solo per recuperare i concetti, quindi gestione attiva i fondi, gestione passiva gli ETF. Il benchmark, ricordiamoci sempre, è il parametro di riferimento a cui si riferiscono le attività che sono tipiche di questi strumenti finanziari. Normalmente, o comunque il benchmark si sottintende anche essere un mercato. Quindi se io ho il benchmark del Standard & Poor's 500 vuol dire che il paragone o comunque la tendenza dell'investimento sarà quella di fare la gara con quanto fa, con i risultati che fa lo Standard & Poor's 500, che è l'indice dei primi 500 titoli per capitalizzazione degli Stati Uniti. Allora, caso reale, quindi qui abbiamo preso tutti i rendiconti trimestrali, perché normalmente le gestioni patrimoniali rendicontano al cliente trimestralmente. Abbiamo sintetizzato quello che è stato quello che c'era anche sui prospetti informativi delle gestioni, e non entro nel dettaglio di questo, ma il lavoro importante e tanto abbiamo trovato tutta una serie di costi un po' nelle righe piccoline, ma quello che è importante è che l'attività di analisi è partita facendo una ricognizione di tutti questi estratti trimestrali, che poi sono stati riepilogati per ogni gestione in questa tabella, perché in realtà poi si è scoperto che la gestione era una gestione di gestioni di fondi comuni di investimento. Quindi vuol dire che qui abbiamo praticamente 3 scatole, no? Abbiamo il sottostante, l'azione, chi volete, sopra c'è il fondo comune di investimento che viene gestito dentro una gestione, che viene gestita dentro una gestione di gestioni. Quindi qui capite che i passaggi sono veramente tantissimi. Questo tipo di costruzione di prodotto finanziario non consente mai al cliente di capirci assolutamente nulla. Deve essere chiaro, perché è difficilissimo veramente per noi andare a ricostruire. Comunque, questa è la composizione di una delle gestioni del cliente, che come vedete all'interno nel tempo ha avuto 4 gestioni, no? Dal 2017 al 2020 c'erano 4 gestioni dentro questa gestione. Poi nel 2020 praticamente solo più
la Active Beta 50 e l'Active Beta 80. Quindi sono state azzerate tutte le altre, dopo vedremo perché, e ne sono rimaste solo più due. Comunque un prodotto molto complesso, fatto di prodotti all'interno di prodotti, proprio esattamente come fosse una matriosca, se vogliamo. Quello che ci guida sempre, come dicevo prima, nelle analisi è identificare il benchmark, cioè questo cliente alla fine, no? In tutte queste gestioni, alla fine l'obiettivo del promotore o l'obiettivo comunque della banca è stato di investire il cliente in che cosa? Cioè in obbligazioni o in azioni? In obbligazioni di quale paese, di quale tipo, tasso variabile, tasso fisso, paesi emergenti, azioni di che tipo, in che valute? Quindi abbiamo dovuto, per poter poi fare un confronto e capire se la gestione è valida o meno, abbiamo dovuto ricostruire il famoso benchmark. Quindi abbiamo analizzato tutti i prospetti, tutti i rendiconti trimestrali e abbiamo rilevato che questi erano i benchmark dichiarati dalle varie linee di gestioni all'interno della gestione. Quindi questi sono le gare, no? Le gare che il gestore ha fatto o comunque ha dichiarato che voleva fare rispetto ai mercati in cui è andato a investire il cliente. Risparmio il dettaglio, ma per capire come può essere complessa questa analisi. Questo è un esempio, no? Uno dei tanti rendiconti trimestrali che ci ha permesso di ricostruire questo benchmark. Vedete che in fondo lo dice, no? Lo dice, e guardate che il benchmark di questa gestione Active Beta 80, che la vediamo qua, l'ultima, ok, e la vediamo anche qua, l'Active Beta 80, vedete che è entrata a giugno 2021, no? Quindi da giugno 2021 praticamente è andato tutto in questa Active Beta 80 che dichiara questo benchmark, quindi dice guarda che io, caro cliente, vado a investirti il 20% del tuo denaro in un paniere di titoli governativi dell'area euro e l'80% mi riferisco all'azionario globale mondiale, quindi vado a investirti nell'azionario di tutti i paesi, di tutte le provenienze geografiche dove ci sono ovviamente dei mercati regolamentati. Quindi identificazione del benchmark, asset allocation, altro concetto, è l'allocazione, quindi il benchmark è il parametro di riferimento, no? Poi io devo andare a vedere, come diceva prima giustamente Giorgio, devo andare a vedere come effettivamente è stato poi distribuito il patrimonio del cliente, quindi dove è stato investito. E per asset allocation si intende appunto l'allocazione patrimoniale, le principali tre distinzioni sono azioni, obbligazioni, liquidità, questo è facile. Ecco, questo è quello che è successo graficamente a questa gestione. Quindi nel tempo, come vedete, l'obbligazionario della liquidità è stata la parte preponderante fino al 2020, poi vi ricordate che abbiamo visto che andava tutto nelle ultime due gestioni e poi tutto nell'Active Beta 80, però vedete che ha avuto una storia, questa gestione è molto particolare perché è stata praticamente uguale dal 2017 al 2020 e poi vedete che a un certo punto, vi anticipo, su iniziativa del promotore, questa gestione è stata cambiata, quindi i sottostanti, i mercati in cui il cliente è stato investito hanno subito una variazione molto forte, da una sostanziale 80% di obbligazione liquidità a una percentuale estremamente diversa. Quindi abbiamo visto il benchmark e asset allocation, quindi composizione, quindi parametro di riferimento è come veramente è stato investito il cliente, che è indicato graficamente qui. E quindi a questo punto abbiamo cominciato a dire, allora, quindi abbiamo il parametro di riferimento, quindi abbiamo il dato a cui riferirci per dare un giudizio, quindi andiamo a valutare la performance, quindi che cosa il gestore alla fine con tutte quelle gestioni che contengono altre gestioni, che contengono fondi, che contengono titoli, che risultato ha ottenuto?
Allora, abbiamo come si fa? Come diceva prima Giorgio, identificato il benchmark, ne componiamo uno efficiente, quindi andiamo a dire, perché paragone io devo avere due risultati, no? Il risultato, uno è quello delle gestioni, e ce l'ho perché ho preso tutti i rendiconti trimestrali e faccio la storia dei risultati. L'altro parametro di riferimento me lo devo costruire. Come lo costruisco? Identificato il famoso benchmark, dico io se avessi investito in quel benchmark, cioè in quei mercati, con strumenti efficienti, e quindi uso, guarda caso, due ETF. Quindi non è neanche tanto difficile. Questo, no, come vi dicevo, riprende quello che, per ricordarci, quindi questa è la storia, no, delle varie differenze di allocazione della gestione, e questo è quello che è il risultato, cioè mettendo a macchina tutti i risultati dei rendiconti trimestrali di tutte queste gestioni e mettendo a macchina negli stessi orizzonti temporali, quindi con le stesse cadenze, il risultato del portafoglio efficiente, è venuto fuori questo grafico. Cosa ci dice? Due cose: che ovviamente non è stata efficiente, questo lo capiamo tutti, perché la riga verde è il mercato, quindi gli ETF. Tenete conto che la differenza tra risultato di un ETF e del mercato che rappresenta sono pochi punti decimali all'anno, quindi possiamo dire che è un tracciato identico, quello del mercato e quello degli ETF è un tracciato identico. Quindi rispetto al mercato questo cliente non ha avuto un'allocazione efficiente. Ma l'altra cosa che ci dice, per certi versi, è che qui non c'è stata una gestione attiva, perché come vedete, anche se vanno via via differenziandosi le linee per effetto degli oneri e delle inefficienze di gestione, ma sono comunque, hanno lo stesso disegno. Quindi vuol dire che qui i gestori hanno semplicemente replicato il mercato, l'hanno replicato con strumenti che però hanno rosicchiato il valore per effetto dell'applicazione dei costi che spiegava prima Giorgio. Se vado troppo in fretta, fermatemi, ma perché capisco che... Allora, questo è il grafico che poi, quando lo vede il cliente, bisogna tenerlo giù perché salta, prima salta su e poi comincia a fare così e va a cercare il promotore. Perché qui a sinistra c'è il portafoglio efficiente, no? Cioè il mercato in quel lasso di tempo, dove è stato investito il cliente, che risultato ha prodotto? Ha prodotto un risultato del 27,3%, di cui su un portafoglio efficiente lo 0,8 verrebbe comunque assorbito da costi, perché a costo zero non c'è assolutamente nulla. Ma la colonna di destra è quella interessante, quella che fa l'analisi della composizione del risultato ottenuto tramite la sottoscrizione della gestione. Quindi il cliente qui ha preso, ha incassato, lui ha avuto un beneficio dell'11,9%, perché la differenza fra 11,9 e 26,5 è stata assorbita da che cosa? Dal 6,2 di commissioni e spese, dal 2,1 del costo di strumenti interni, quindi non commissioni dirette di gestione, ma costo di strumenti, e 7,1 anche purtroppo da decisioni che evidentemente, questo 7,1 lo si fa per differenza, quindi le si identificano come inefficienze di scelte di gestione. Questo è un grafico, credo, molto chiaro, no? Per tutti, nel senso che ci dà la dimensione di quello che il mercato avrebbe restituito al cliente, il mercato in cui lui è stato realmente investito, e invece quello che lui di fatto poi ha ottenuto. Il salto grosso ve lo faccio fare poi dopo ancora, ancora più grosso. Questi sono un po' di numeri che ovviamente il cliente deve sapere, quindi si riepiloga un po' quel grafico di prima, e quindi si dice: cliente, guarda che il tuo investimento avrebbe reso il 5,7% all'anno, quindi in tutto il periodo il 26,5%, e la gestione patrimoniale ha ottenuto il 2,7% all'anno, cioè l'11,9%, la differenza è consistente. Quindi questa gestione, questa singola gestione, ha perso circa il 3% all'anno. Era una gestione di entità rilevante, e quindi in soldoni, come si dice,
il cliente ha rinunciato, o meglio, l'intermediario ha preso la sua parte del guadagno che avrebbe ottenuto il cliente per 45.000 euro all'anno. Qui descrive la colonna di sinistra, che è quella del portafoglio efficiente, quindi dice il portafoglio efficiente avrebbe reso questo, quest'altro, e descrive questi differenziali che prima vi dicevo, no? Quindi 6,2 di costi, 1,3 di un'altra tipologia di costi e il 7,1 complessivo, che questo qui viola, per evidenti inefficienze, cioè scelte non corrette. Cosa vuol dire? Che il gestore ha fatto poche scelte, ma molte di queste sono risultate non valide. Cioè magari ha venduto un titolo troppo presto e poi quello si è apprezzato dopo, oppure ha comprato qualche titolo al suo massimo di quotazione e poi ne ha subito il deprezzamento. Queste sono, diciamo, le scelte di gestione con le valute anche, ma per fare un esempio molto, molto facile. Quindi abbiamo detto benchmark, composizione e questa è la performance. Stiamo facendo le analisi, quindi stiamo presentando al cliente, no, l'analisi di quello che lui ha sottoscritto e del prodotto che questo sconosciuto, che lui non sapeva cosa fosse praticamente. Valutazione del rischio, quindi quarto aspetto, perché è vero che bisogna guardare la performance, ma bisogna anche vedere il rischio che il cliente si è assunto, consapevolmente o meno. Abbiamo evidenziato nell'analisi per il cliente che c'è stato questo incremento enorme di volatilità, no? E quindi di rischiosità, perché come vedete, no? dall'80% obbligazionario siamo repentinamente passati nell'arco di un anno a praticamente un'inversione, da 80 obbligazionario, quindi più conservativo, a 20 azionario, a 80 azionario, 20 obbligazionario. Quindi intanto qui abbiamo constatato che il cliente, nonostante ovviamente avesse firmato tutto quanto, tutti i papiri necessari per mettere al riparo il proponente da qualsiasi contestazione, non era poi effettivamente conscio del livello di rischio. E questo sicuramente è un dispiacere. Ma poi soprattutto ci siamo chiesti col cliente e poi abbiamo anche chiesto al promotore con scarso risultato di risposta, le abbiamo detto: ma perché fino a un certo punto le gestioni sono state di un certo tipo e poi sono state stravolte come livello di rischio, quindi è stato invertito la proporzione? La risposta è stata abbastanza vaga: chi vuol pensare male è libero di farlo. Tenete conto che il profilo commissionale dei prodotti di risparmio gestito è direttamente proporzionale, l'onerosità dei prodotti di risparmio gestito è direttamente proporzionale al rischio che fanno assumere al sottoscrittore. Quindi i prodotti di risparmio gestito azionari costano 3-4 volte di più dei prodotti di risparmio gestito obbligazionari. Quindi qui si può anche pensare male e pensare anche che il promotore abbia voluto incrementare un pochettino diciamo la sua parte di provvigioni annuale. Ma quello che eravamo qua, no? Quello che abbiamo fatto di considerazione successiva è: ma questo cambio di strategia, diciamo così, no? Perché noi non vogliamo pensare male, vogliamo pensare che il promotore non è stato guidato da un appetito di commissioni, ma è stato guidato da una sua intuizione da gestore. In realtà poi il promotore non dovrebbe fare il gestore, perché è un altro mestiere, però evidentemente quando cambiano così significativamente, in assenza di cambiamenti di obiettivi e di esigenze manifestati dal cliente, di fatto qui il promotore è fatto gestore, perché ha deciso lui, consigliandolo al cliente, di aumentare molto il rischio. E allora, non volendo pensare male, abbiamo detto al cliente: ma magari l'ha fatto perché, per esempio, si veniva da un periodo, no, di mercati in un certo modo, quindi per sfruttare un andamento ciclico dei mercati. Allora a cosa abbiamo sovrapposto questo grafico? All'andamento dei mercati, per capire quanto è stata tempestiva questa decisione che il promotore ha di fatto poi proposto al cliente,
non lo è stata moltissimo, se vogliamo essere proprio sinceri, perché questa riga, no, un po' fatta di alti e bassi che abbiamo sovrapposto, è la linea, no, dell'andamento dei mercati. Quindi vediamo che questo cambio di rischio è stato fatto tardi, nel senso che è stato fatto quando i mercati ormai erano saliti. E quindi voi sapete meglio di me, o almeno quanto me, che se io voglio fare un investimento azionario dovrei avere mi potrei permettere di essere un po' imprudente dopo, per esempio, un anno come il 2022. Cioè, quando i mercati scendono tantissimo, normalmente è sempre successo che poi risalgono tantissimo. Se io investo a mercati ai massimi storici, come eravamo a fine 2021, le probabilità, diciamo, di prendere un ribasso sono elevatissime, cosa che qui ovviamente è puntualmente successa, perché, come vedete, no, la quota di azionario è aumentata nel suo massimo quando i mercati erano al massimo, in sostanza, no? Quindi al massimo dei mercati del 2021 il cliente è stato esposto al massimo del rischio proprio in quel momento là, quindi ha comprato i sottostanti al livello massimo e infatti dopo i mercati hanno fatto così, no? Adesso per fortuna da gennaio stiamo ripartendo un pochettino, però ecco, questo per dire che non siamo riusciti, neanche cercandoli un po' col lumicino, a trovare dei motivi che fossero plausibili o condivisibili per questo cambio di rischio che è stato fatto sostenere al cliente. Quindi abbiamo visto i quattro dati dell'analisi. Adesso vi faccio fare un po' il saltino e vi do questa informazione. Potete dire ai vostri clienti, e lo dico anche per voi se avete degli investimenti finanziari, che dal 2018 la banca è obbligata, la banca o la rete di collocamento alla quale voi siete clienti o i vostri clienti sono clienti, dal 2018 c'è l'obbligo al quale dovrebbero sottostare tutti gli intermediari di mandare entro il 28 febbraio dell'anno successivo il rendiconto degli oneri e delle spese, sia in termini percentuali sia in termini assoluti, che un portafoglio di investimento, di cui è stato gravato un portafoglio di investimento nell'anno precedente. È un obbligo di legge, purtroppo quasi tutti gli intermediari lo saltano a pie pari, perché dovrebbe essere mandato non ha richiesto, dovrebbe proprio essere inviato al cliente. Qualche intermediario lo mette nell'home banking nascosto in qualche scrittina strapiccola, qualcuno lo manda di 100 pagine e il dato è alla 87esima pagina, scritto un po' così, trasparenza, però chiunque lo chieda e ha diritto a riceverlo, quindi voi se volete potete chiederlo sicuramente nel 2021, nel 2020, nel 2019. In questo documento, ecco qua, c'è questo bello specchietto. Questo cliente, che in combinazione non aveva mai ricevuto il documento, noi ovviamente abbiamo inoltrato la richiesta alla banca, la banca l'ha mandata e quando vi dicevo che il cliente poi si è messo a fare così, perché diciamo ha visto che il suo costo annuale dei suoi strumenti finanziari presso la banca era di 84.000 euro all'anno, no? Pari al 2,53%. Quindi questo dato su 3 milioni complessivamente di investimento. Quindi capite che questo 84, no, è una di quelle fettine di quella no, di quell'istogramma che abbiamo visto, cioè fa parte dell'impoverimento dell'investimento del cliente. E questo è importante perché dà consapevolezza. Ripeto, se io spendo 84.000 euro, se questa cosa qua fosse stata, no, che io ho preso, che la linea verde fosse stata di 28% e tutto il resto sopra, va bene. Cioè, io spendo 84.000 euro se tu mi fai rendere anche solo il 2% in più del mercato, tolti i tuoi costi.
hai fatto un lavoro, hai dato più risultato di quello che io posso fare comprandomi il mercato, ti pago la parcella volentieri, la commissione si chiama, no, per il gestore. Il problema è che non è così, il problema è che il lavoro che è stato pagato così tanto, cioè 84.000 euro all'anno, in effetti poi ha prodotto un risultato minore del mercato. E quindi noi cosa diciamo al cliente? Compriamoci il mercato. Se il tuo rischio giusto è quello, se l'obiettivo che hai nei tuoi investimenti è risolto da quella asset allocation, quindi da quella composizione degli investimenti, visto che darlo in gestione a un gestore professionale non dà risultati, comprati il mercato. Il rischio è il medesimo. Quindi tu sei sul mercato, ma sicuramente non sopporti dei costi che evidentemente non producono valore. Quindi il concetto è questo, non è un concetto di costo in senso assoluto, è un concetto di costo relativo al risultato o meno che il lavoro che è pagato da questo costo ottiene oppure no. Quasi finito, la prova del 9, perché noi la facciamo sempre, quindi abbiamo preso, no, questi prospetti qui di costo di ogni anno, l'abbiamo ovviamente poi le medie, però per avere un ordine di grandezza, no? Quindi in 4 anni questo cliente, no, ha speso il 9,3%, che è dato dal 6,2%, quindi qui abbiamo preso il totale degli specchietti che ci ha dato la banca, poi abbiamo preso la nostra analisi, abbiamo capito se siamo sulla strada giusta. E siamo sulla giusta perché abbiamo, diciamo, il risultato dell'analisi restituisce un valore di costi, di incidenza di costi, diciamo, sbagliato dell'1% spalmato su 4 anni, quindi diciamo ci sta, però il concetto è questo. Il concetto quindi è: quanto vale la parcella, no, di un consulente indipendente, di un family office, di una società di consulenza finanziaria? Vale tantissimo, perché capite che qui noi possiamo dire a un cliente: posto che il livello di rischio che tu hai identificato col promotore fosse quello giusto, ma tu sei in grado di trasferire tutta quella redditività di quegli 84.000 euro all'anno, che oggi è preda della banca, te la puoi trasferire su di te. Poi seguirai il mercato. Se il mercato fa meno, non è che il consulente finanziario indipendente ti fa fare più, questo ovviamente, se no. Ma rendi efficiente il tuo patrimonio di investimento. Questo è molto importante perché, diciamo, aiuta, no, il cliente ad essere più consapevole di quello che fa, ma soprattutto lo aiuta a capire quali sono le dinamiche. Quindi la parcella di un family office, di una consulenza indipendente, di un CFA, di un SCF, vi assicuro che è meno di quegli 84.000 euro, per intenderci. Quindi e quindi il cliente fa sicuramente margine anche pagata la parcella alla consulenza indipendente. Questo è il salto alle grosso che volevo farvi fare, perché comunque negli anni, presi in considerazione, qui dal 2017 al 2021, questo cliente ha lasciato sul campo, rispetto al mercato in cui era investito, 500.000. È tantissimo, è veramente tantissimo. Sono dati che vengono nascosti negli anni in cui i mercati fanno molto bene, perché il cliente che ha un risultato del 5% è contento e si pone anche malvolentieri la domanda se avrebbe dovuto ottenere il 10% dei suoi investimenti, perché già il 5% sono contento. Questi pruriti, no, emergono in maniera molto forte negli anni in cui i mercati fanno segno meno, in cui il cliente si chiede: ma questo segno meno poteva essere un po' meno, ecco, scusate il bisticcio di parole. E quindi negli anni di mercati in difficoltà la voglia dei clienti normalmente di capirci di più è molto più forte, ma in ogni caso questo differenziale di 522.000 euro sarebbe stato identico sia a mercati negativi sia a mercati positivi.
perché l'erosione di costi è indipendente da quello che fanno i mercati, da quello che registrano le gestioni patrimoniali in questo caso. Sono costi che vengono presi in percentuale sulla massa investita, indipendentemente da quello che è il risultato di mercato di un anno piuttosto che dell'altro. E quindi, insomma, è un dato veramente molto rilevante. Questa qui ve la ricordate, chi c'era, no? Due, non la volta scorsa, quella ancora prima. Qui, capite che in queste analisi, in questi incontri con i clienti, no, la figura che affianca il vostro cliente, che può essere, potete essere voi se lo volete diventare, consulenti finanziari indipendenti, o può essere un consulente finanziario indipendente col quale volete lavorare, un family office o un SCF, però questo terzo qui che compare in questo incontro può veramente dare un valore aggiunto grandissimo al cliente, anche come in questo caso dimostrabile economicamente. Io posso dimostrare al cliente che ti faccio risparmiare 84.000 euro se te ne prendo anche 20.000 euro di parcella, ma tu fai sempre più 64.000 euro all'anno rispetto a come sei messo adesso. A parità di rischio, parità di mercati, anche a parità di intermediario, perché io posso smontare queste gestioni presso questo intermediario e dirgli comprami quei due ETF. Certo, non riceverò a Natale, diciamo, il panettone, ecco, sicuro, però non devo cambiare intermediario, devo solo cambiare tipologia di investimento e sapere anche ovviamente come farla. Questi sono gli ETF che abbiamo usato, tanto per completezza di esposizione, per fare quel famoso tracciato, quindi abbiamo utilizzato questi ETF e vedete che il loro costo annuale è 0,20, 0,10, 0,12, 0,46, 0,23 contro quel 2,53 che abbiamo visto prima. Quindi questa è l'evidenza che la stessa allocazione il cliente la può pagare veramente tantissimo di meno. Se ci sono domande, io sono volentieri a vostra disposizione. Se no, conclude Umberto con un aspetto fiscale. Volevo finire una cosa sulle gestioni patrimoniali. Attenzione, perché la fiscalità è estremamente svantaggiosa. Probabilmente lo sapete tutti, ma la gestione patrimoniale tassa gli utili al 31-12, ancorché questi siano anche quando non sono discorsi di cliente, quindi se la gestione va in continuità da un anno all'altro, però al 31-12 gli utili che fa la gestione vengono tassati. Questo vuol dire che intanto impoverisco il mio investimento, perché questi calcoli erano fatti tutti al netto da tassazione per non inquinare i confronti. Però è da sapere, perché la gestione patrimoniale ha questo grosso problema, nel senso che la tassazione che quindi genera un prelievo dalla gestione patrimoniale del cliente, riduce l'investimento e quindi riduce anche, no, l'effetto montante, ipotizzando anni consecutivi di rendimenti positivi. E non ultimo caso, purtroppo è successo molto nel 2021, le gestioni hanno chiuso tutto con risultati straordinari, tassazione del risultato al 31-12, sei mesi dopo la stessa gestione faceva meno, se era una gestione tipo questa, no, faceva meno 30%. Quindi se il cliente avesse avuto necessità di disinvestire quella gestione, disinveste un valore compreso una tassazione su un utile che lui non ha mai realizzato. Quindi anche sull'aspetto fiscale ci sono delle considerazioni da fare molto interessanti. Poi c'è il discorso della compensazione delle minusvalenze, che è anche un tema molto delicato. Con Andrea abbiamo avuto un caso strano che adesso approfondiremo, perché normalmente le minusvalenze da gestioni patrimoniali non sono compensabili, per esempio, con il regime amministrato. Invece abbiamo avuto un cliente che gli abbiamo fatto disinvestire una gestione, zitti zitti, abbiamo detto: ma ci caricate le minusvalenze, le hanno messe nel cassetto fiscale, quindi sono sbagliati, non sappiamo, però intanto siamo riusciti a recuperare il credito fiscale per il cliente. Alla prima plusvalenza vedremo se... Sono molto contento, cioè, meno contento delle minusvalenze, ma contento che almeno ha il credito fiscale. Umberto, ti passo la parola. Sì, vieni qua, perché se no non ti sento. Sì. No, faccio una cosa. Allora, buonasera a tutti, anche da parte mia. Io sarò telegrafico rispetto
alle interessanti relazioni precedenti. Intanto devo solo trovare i miei slide, che sono qua. Però ho fatto che chiudere definitivamente. La Non so. registrazione? No, 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 dai. Forse no. No, se no, 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 no. qua mi vedo. Dai, dai. Se no sarebbe già venuta in qua a darci le bacchettate. Vabbè, io vado. Vai, vai. Allora, in realtà il mio intervento è più che altro finalizzato ad analizzare una delle novità che è stata introdotta con la legge di bilancio, su cui peraltro ho fatto ricerca anche fino a qualche minuto fa per cercare di capire se era uscito qualche intervento dottrinale o qualche intervento che comunque fornisse una serie di esplicazioni ulteriori. Attualmente c'è solamente una circolare di assogestioni che è uscita il 19 di febbraio, quindi veramente molto molto recente. Nello specifico, la norma che è un po' una riproposizione in un altro ambito dell'Evergreen che tutti conosciamo, cioè la norma quella sulla rivalutazione delle partecipazioni quotate e non quotate dei terreni, che è al 16% in questa tornata, è una norma che permette di avere con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 14%. Ed è un 14% di imposta sostitutiva che va a, diciamo, colpire i redditi da capitale e i redditi diversi, che a questo punto vengono considerati come effettivamente maturati alla data del 31-12-2022. Poi vediamo anche meglio gli aspetti operativi, sia in termini di adempimento lato contribuente e quello che può anche ricadere in capo a noi professionisti. Ma diciamo, il senso di questa norma è cercare di andare, come sempre, a fare cassa per ridurre quella che può essere una potenziale tassazione. Ne parlavamo prima con il collega Andrea e comunque ci sono una serie di riflessioni da fare. Qui magari poi sfrutto la presenza di Luca e degli altri colleghi anche per fare delle considerazioni su quando questa norma possa avere senso, possa trovare senso nella sua applicazione concreta. Ovviamente l'affrancamento interessa, come dicevo, redditi da capitale e redditi diversi che derivano sia dalla gestione sia per la parte di rimborso quote o azioni dei cosiddetti OICR, quindi anche comunemente chiamati fondi di investimento. Questa misura, che mi sono dimenticato e chiedo scusa di dire nel precedente incontro, anche se lì parlavamo di polizze ramo terzo, se non ricordo male, interessa anche il differenziale tra i premi versati e la riserva matematica delle polizze, però a questo punto ramo primo e ramo quinto. Sulle ramo primo ne avevamo parlato, ricordo, nel precedente incontro. Come dicevo, è una norma che di fatto interessa sia i redditi diversi, articolo 67,1 lettera citer, sia i redditi da capitale maturati al 31-12, articolo 44,1 lettera G, e di fatto è una norma che può interessare tutte le persone fisiche, quindi i nostri clienti, a condizioni però che questo reddito sia percepito al di fuori dell'attività di impresa, altrimenti di fatto rientra poi nell'attività di impresa e quindi per forza di cose non è soggetto a questa norma agevolativa. Può interessare anche le società semplici e i soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico, quindi pensiamo alle associazioni professionali. Può interessare gli enti non commerciali, ma solo per diciamo, la componente non collegata all'attività di impresa, quindi solo per quando queste partecipazioni, questi investimenti sono detenuti al di fuori dell'attività di impresa dell'ente non commerciale, e può interessare anche i soggetti non residenti. La norma di fatto considera realizzati, quindi c'è una finzione di realizzazione, sia i redditi che derivano dalla gestione di queste quote o azioni negli OICR, siano essi italiani o esteri. Questa è una precisazione che era stata richiesta dalla
diciamo, interventi dottrinali ed è stata almeno avallata da questa circolare di cui vi davo conto, quindi di assoggezioni del 19 febbraio. Vale anche l'affrancamento, quindi l'ambito oggettivo, l'interesse di questa norma è collegato anche alle plusvalenze da cessioni e da rimborso quote o azioni degli OICR, che rientrano quindi nell'ambito dei redditi diversi. La norma interessa anche i fondi immobiliari italiani ed esteri, ma sempre a suggestioni con la circolare recentissima, sostiene che questo affrancamento non sia ammissibile per i fondi immobiliari dove l'investitore non è un investitore istituzionale e quindi ha poi tutto un regime di fiscalità assimilato a reddito a capitale, è un soggetto residente ma ha una quota del fondo superiore al 5%, quindi un caso diciamo abbastanza particolare in base a quello che posso io intendere, ecco, vedo conferma nell'espressione di tutto. No, nel senso che c'è una precisazione proprio nella norma, nel comma 113, se non ricordo male, perché comunque i commi interessati sono due, il 112 e il 113 dell'articolo 1, si fa riferimento al fatto che non sono affrancabili quote o azioni di organismi di investimento collettivo detenute in regime di risparmio gestito, quindi questo interessa solo il risparmio amministrato. Attenzione perché l'affrancamento deve essere applicato a tutte le quote o azioni appartenenti alla medesima categoria omogenea e su questo facevamo delle considerazioni con Andrea prima, vedo cioè, ci sono diciamo, momenti di squarramento anche tra i relatori, nel senso che non è ho trovato invece i classici commenti a fine intervento dottrinale che invitano l'agenzia a fornire dei chiarimenti su come andare a determinare la famosa categoria omogenea, per quanto di fatto qualche ragionamento in ambito fiscale già lo possiamo fare. Dopodiché i titoli di azioni devono essere posseduti al 31-12 e anche alla data in cui si andrà a esercitare l'opzione, che è il prossimo 30 giugno, data peraltro per noi diciamo non abbiamo granché da fare. Attenzione perché questa imposta sostitutiva che viene applicata sul differenziale tra il valore delle quote al 31-12 o delle azioni e il loro costo di acquisto di sottoscrizione di fatto trattenuta direttamente dal soggetto intermediario, lo troviamo in questa slide. Il quale, quindi l'SGR, la SICAV, la società di gestione, che sia residente o che non sia residente, è tenuta di fatto a, una volta che il contribuente ha manifestato l'opzione per l'affrancamento, è tenuta a liquidare entro il 16 di settembre direttamente l'imposta sostitutiva. Questo di fatto non impatta sulla nostra gestione ordinaria di studio, mentre lo potrebbe impattare questa norma qualora non vi sia un rapporto di custodia o di amministrazione, o quindi di fatto non ci sia una gestione del portafoglio, perché in questo caso toccherà, penso proprio a noi, gestire questo adempimento, perché l'opzione deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi. Io personalmente non ho ancora visto le bozze della nuova dichiarazione, non so se sono già per caso uscite, ma magari me ne sono persa io. E la liquidazione dell'imposta, no, vedo dei cenni dalla platea, quindi grazie, e la liquidazione dell'imposta deve essere effettuata entro il termine di versamento classico delle imposte a saldo sull'anno fiscale 2022, quindi tendenzialmente il 30 giugno, salvo poi eventuali modifiche, proroghe o quello che ne deriva. Ancora un riferimento a di fatto questo. La convenienza dell'affrancamento, ovviamente io ho cercato di fare dei ragionamenti più da commercialista, ma poi apro il dibattito su quanto questa norma possa interessare. Sicuramente un tema è andare a fare un'analisi puntuale su quali sono i titoli dove il nostro contribuente cliente ha investito, perché evidentemente ne parlavo prima con Andrea, se si tratta di titoli di Stato che hanno già una tassazione al 12,50, andare a pagare il 14 evidentemente non è particolarmente conveniente. Dall'altro lato un tema collegato al time to market, credo si dica, no? Quando ho comprato questi titoli, perché
lì li ho acquistati in un momento, il famoso ultimo trimestre del 2021, evidentemente affrancamenti ne avrò ben pochi da fare. Qualora invece sia riuscito a entrare sul mercato in momenti particolarmente favorevoli, nel senso che avevano dei costi di borsa particolarmente contenuti, penso al periodo Covid, penso a quello che è successo di fatto nei primi mesi del 2022, potrebbe essere un tema, secondo me, da valutare. E poi anche quando penso di andare a liquidare il mio portafoglio, perché se penso di dover andare a liquidare da qui a tempi relativamente recenti, può avere senso valutare questa norma. Se invece ho il classico portafoglio di investimento che tendo a, diciamo, mantenere in un orizzonte temporale lungo, questa norma è molto onerosa perché il 14% non è sicuramente poco, e oltretutto potrebbe anche non dare poi quei benefici fiscali sperati e auspicabili, perché magari nel momento in cui mi trovo poi a dover liquidare una determinata posizione, non ho plusvalori sufficienti da coprirmi, diciamo, il valore di affrancamento. Da ultimo, il tema sulla riforma fiscale, che come sappiamo tutti è ancora un grosso punto interrogativo, di cui si parla a livello giornalistico, ma non ci sono, diciamo, indicazioni particolari. Le prime indicazioni che stanno emergendo sembrerebbero vedere una sorta di riforma importante su tutto quello che è la tassazione dei redditi da capitale, con anche la possibilità di effettuare delle compensazioni interne tra redditi positivi, quindi componenti positive e componenti negative, che a questo punto farebbero un pochino venire meno il senso di tutta questa roba. Io, diciamo, sulla Sì, mia parte questo informativa. quindi qui noi dobbiamo guardare se abbiamo delle plusvalenze su fondi, sì, azioni, sì, obbligazioni, sì, quote di ETF, Quota ETF, sì. sì, basta. Quindi, no, Non in gestito. va bene, quindi sul dossier Ok, titoli così. non sono amministrato. E quindi questa imposta sostituisce, diciamo, nell'ipotesi più auspicabile, il 26% che invece dovremmo pagare sulla tassazione normale delle plusvalenze. Esattamente. Ma io dico alla banca: su questo titolo ho una plusvalenza, voglio fare l'affrancamento, no? Lei che fa? Non ho un euro sul conto corrente. Dove li prende sto 14%? Non si sa. Se ti rispondo ricordandomi di cosa è successo durante le voluntary, disinvestivano Okay. Una parte del una benefit parte per arrivare per a poter avere la liquidità per per poter fare fare investimenti, effettivamente però quello su che questo è l'esperienza che avevo visto io se su no me li prendono al conto. tante, se no me li prendono al conto, sì. Ma se io Perché devo vado fornire la provvista all'intermediario. in continuità dell'investimento, suppongo che quello è il mio nuovo, quel giorno lì è il mio nuovo imponibile per le prossime tassazioni. Sì, esatto. Sia sul reddito da capitale sia sul reddito diverso, quindi sia sulla plusvalenza sia su tutta la parte di valutazione. La Riprendo. base imponibile La base imponibile è il differenziale tra il è? Ma il costo. differenziale è un prezzo che non si vede nel quadro. Prego, il differenziale tra il valore al 31-12 e il costo di acquisto sottoscrizione. Mi tassano la differenza se ho continuato a maturare altre plusvalenze dal 1º gennaio di quest'anno. Ah, Sì. l'eccedenza sì. Sulle minusvalenze non ho trovato nulla di riferimento, sull'eventuale minusvalenza che si potrebbe generare rispetto a questo valore affrancato, non ho trovato nulla, ma se tanto mi ha Però faccio fatto come dicevo sarà. prima con le gestioni. Pago l'importo di poi il titolo va giù, lo vendo in perdita e ho pagato una plusvalenza su un guadagno che non ho più. Sì, infatti. Sì, sì. Tenete conto che anche a livello dottrinale, al di là che sono due commi dell'articolo 1 della legge di bilancio, anche a livello dottrinale non c'è praticamente nulla, quindi un tema probabilmente su cui si deve ancora scrivere. L'agenzia non si è pronunciata in modo corposo, quindi ci sono tanti punti interrogativi. Insomma, se vedo sui dossier titoli un più veramente forte, Sì.
ci posso pensare, insomma, cioè, se ho preso un titolo, un ETF, e adesso vedo che ho 30, 40, Sì, c'è 50 sempre il punti. tema della categoria omogenea che mi lascia un attimino perplesso, perché vuol dire poi andare a raggruppare titoli per natura, quindi devo andare Cioè poi. all'interno del prodotto? Cioè io, diciamo se ho un ETF solo, È uno dei ecco. punti che non è stato chiarito, no? Non Dimmi. so come lo vorreste, diciamo, lo valutereste voi, però al Se momento. parliamo di omogenea si dovrebbe pensare tutti gli ETF all'interno del mio portafoglio, non posso scegliere uno. Poi direi. Quindi a quel Non punto, solo quello. no? E a quel punto quindi Fa la media. devo fare una valutazione per capire quanto effettivamente potrei andare a convenirmi l'affrancamento. Proprio il discorso della categoria omogenea. Quindi se io ho un fondo 100% azionario, categoria omogenea è azionario, ma se io ne ho tre azionari, tre case diverse, magari che tutti e tre operino sul mercato americano, io posso venderne uno su cui sono inutile e tenerne gli altri Da due che magari non mi come l'ho interpretata io, in assenza di chiarimenti, risponderei di no. Nel senso che, Evviva. trattandosi di Dal categoria 29 di omogenea, giugno ce lo dicono, dice. sì, trattandosi di categoria omogenea, No, tra hanno. il 29 e il 30, diciamo, della notte tempo. Bisogna capire cosa intendo con categoria mondiale. Se addirittura mi dite che categoria omogenea potrebbero essere categoria fondi, ecco, Ma poi oppure dopo lo categoria azioni. capisco, nel dubbio prendiamo tutto, poi vediamo. Secondo punto di partenza, C'è il poi ripeto. altre no, devo Dovrei farlo tutto, dovrei valutare tutta la categoria. Però ripeto, su questo aspetto. la domanda iniziale del collega che diceva, insomma, il criterio dell'affrancamento del valore delle partecipazioni era diverso, cioè dici prendi il valore, lo affranchi e poi se avrai la plusvalenza partirai con una nuova valorizzazione oppure ce la venderai a meno. Però qui invece c'è proprio un discorso Questo mi diverso. ricorda più l'affrancamento delle immobilizzazioni E beh, stessa come cosa, criterio. valore delle partecipazioni. No, però quello che invece ragionava sulla categoria omogenea, no? E quindi Fino al 5 aprile, che abbiamo l'ultima serata, abbiamo sei ancora in tempo, tempo. sì, di Chissà correggere, mai di che mai che ci troveremo. integrare un tema noto. Cosa è inutile? E all'altro che cosa faccio? Me lo rivaluto? Bella domanda, perché teoricamente il nuovo valore è quello, Sì. magari più del. Vabbè, come sempre, insomma. No, avevo scritto. Eccoci qua, eccoci qua. Ci Durante siamo divertiti per un po' con le gestioni patrimoniali, eccoci qua con la. le. Arriviamo sul fisco e poi ci fermiamo Sono subito. come andato mestiere. Sì. No, adesso non usiamo parole. Spengo il microfono. No, Spegni la registrazione. spegni la registrazione. Allora, facciamo finta dei saluti. Buonasera a tutti. Grazie, ci vediamo la prossima volta. Stacco, stacco. Quella freccettina la rossa, guarda. Si apre. Grazie fratello. Arrestato, boh. Adesso possiamo No, ma adesso, allora, come sempre, generalizzare è sempre un errore.